buonasera a tutti. Eccoci in questa sera che è una sera di vigilia. Vigilia perché domani, il 25 aprile, è la festa della liberazione. Una festa che unisce e che quest'anno dà il via, diciamo, a una nuova epoca, perché usciamo da una pandemia che non ci ha permesso di festeggiare come si deve le ricorrenze nazionali. Questa sera con noi abbiamo un ospite illustre, Enrico Manzini. E dico bentornato Enrico. Qualche settimana fa, insieme ad alcuni membri dell'amministrazione comunale, ci siamo recati a Cittadella per annunciare ad Enrico la volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria. Nel racconto di Enrico, perché ci ha dedicato del tempo raccontandoci la sua testimonianza, c'è stato un momento che mi ha particolarmente colpito, quello del ritorno dalla imprigionia, dall'internamento a Dachau. Quando è arrivato a casa, i suoi familiari hanno fatto fatica a riconoscerlo perché debilitato da tutto ciò che era successo durante quelle tragedie, durante quei tragici anni. Ecco Enrico, questa sera tu torni a Fagnano, noi ti riconosciamo tutti e ti abbracciamo e ti diamo un benvenuto caloroso. Io non mi dilungo tanto, anzi sto già chiudendo, perché credo che questa sera è sera di storia, è sera della grande storia, perché la piccola storia che viviamo tutti noi poi va a comporre la grande storia che è quella mondiale. E non mi dilungo perché è giusto che tutti noi facciamo un passo indietro e lasciamo il vero protagonista della serata, che è Enrico Manzini. Faccio però due doni e vorrei farli con il mio vice sindaco che è stato insieme a Daniela, diciamo, promotrice dell'arrivo di Enrico Manzini a Fagnano, e ti chiedo di consegnarli te. E sono due documenti, due copie di due documenti, e sono l'atto di nascita di Enrico Manzini, che è nato a Fagnano Lona il 18 novembre del 1922, quindi tra poco farà 100 anni, e la copia dell'atto di matrimonio. Io vi ringrazio. Poi adesso ci sono un po' di relatori, c'è anche Gabriele che vuole parlare. Ringrazio anche il presidente dell'AMPI che collabora comunque in questi due giorni. E prego. Buonasera a tutti, io sono Gabriele, mi pregio di accompagnare Enrico Manzini ormai da 8 anni in giro per l'Italia. Lui non ha mai parlato per 60 anni, però poi quando qualche negazionista ha cominciato a dire non è vero niente, non sono mai esistite le camere a gas, i forni crematori, lui è sbottato, ha detto, no, io ero lì. Ma comunque di questo lo sentiremo dopo. Volevo solamente dirvi che in ogni incontro che abbiamo fatto per l'Italia, io ho sempre cominciato dicendo Enrico Manzini, nato a Fagnano Lona. E naturalmente questa era la partenza di ogni incontro. Finalmente stasera, grazie al signor sindaco Marco Baroffio, a Simona Michelon, a Daniela e ai collaboratori e collaboratrici di questo bel comune, io voglio portare anche sentitamente i saluti dei due figli, Ildo e Rodolfo. Ho il piacere stasera, ma veramente immenso, di vedere in platea il nipote Damiano, che saluto con tutto il cuore, è venuto appositamente da Locarno per stare insieme a suo nonno, che ovviamente è venuto qui. Grazie per questo benvenuto, per questa accoglienza. Non vi sto a spiegare il vostro, diciamo così, saluto a Cittadella, ha avuto un eco veramente
e posso assicurarlo a tutti i fagnatesi che la vostra amministrazione ha avuto un eco di elogio, una eco di pregio e di veramente gratitudine. Ne hanno parlato tutti i nostri quotidiani, dal Gazzettino del Veneto di Venezia fino alle TV private, e c'è stato anche un intervento su Rai 3, perché Enrico Manzini è censito nell'archivio storia anche di Rai 3. Benissimo, io dopo questi ringraziamenti doverosi vorrei passare la parola al presidente dell'ANPI, eccolo qui, che saluto e ringrazio per la sua presenza, e poi ovviamente con Elena procederemo alla serata. Grazie a tutti e buon ascolto finalmente a Fagnano Lona con Enrico Manzini, finalmente! Buonasera a tutti, a nome dell'ANPI di Fagnano Lona desidero porgere al nostro prezioso ospite Enrico Manzini il più caloroso saluto e rappresentare l'affetto di tutti coloro che condividono gli ideali della Resistenza, della Costituzione della nostra Repubblica. Naturalmente il nostro ringraziamento è rivolto anche all'amministrazione comunale per aver promosso questo incontro e a tutto il pubblico qui presente che accoglie con grande emozione il nostro amico Enrico che torna a Fagnano. Un ricordo che ci piace leggere come una sorta di nostos, di ritorno ad una casa lontana dove si ritrova se stesso. La sua testimonianza, scusate, oggi è davvero preziosa perché ci offre un racconto che ci fa riflettere sulla natura umana e su come essa possa degenerare fino al male assoluto dello sterminio programmato di intere popolazioni come praticato dal nazismo. Vorrei qui ricordare brevemente le dimensioni del dramma che ha vissuto Enrico. Partiamo da Fagnano. Come sapete, l'anno scorso, il 2 giugno 21, abbiamo installato 4 pietre d'inciampo proprio qui fuori, sulla piazza Alfredo di Dio, di fronte all'ingresso della scuola, a ricordo di altrettanti cittadini fagnanesi deportati nei campi di concentramento nazisti in Germania nell'autunno del 44. Si tratta di Ferioli Piero e Annibale Castiglioni, entrambi deceduti ad Dachau nella primavera del 45, di Lomazzi Ugo e Cagnola Franco, sopravvissuti e tornati a casa in condizioni di salute estremamente precarie. Questi nostri 4 concittadini, così come il nostro Enrico, fanno parte dei circa 24.000 deportati civili italiani, di cui oltre 10.000 morti nei lager, catturati dai fascisti della RSI e dall'esercito nazista del Reich tedesco, prevalentemente nel 1944, anno in cui più cruento si fece lo scontro tra nazifascisti da un lato e resistenze e forze alleate dall'altro. E non dimentichiamo tra l'altro anche i militari italiani deportati in Germania, di cui 4.600 fucilati, 10.000 morti di fatica, di stenti, di fame, 23.000 di malattia, 9.000 morti sotto i bombardamenti alleati, oltre a 14.500 che perirono in affondamenti di navi o bombardamenti durante il trasporto verso la Germania. Sembrano numeri, come dire, noiosi, ma servono per dare un quadro minimo di quello che era, diciamo, il dramma dell'epoca per quanto riguarda le deportazioni. Non dimentichiamo infine le stragi nazifasciste, furono in Italia 5.607 gli episodi censiti e documentati per un totale di 23.669 persone uccise, di cui 795 da 0 a 11 anni di età. Alla fine la follia dell'ideologia nazifascista e della conseguente guerra sarebbe costata al mondo 50 milioni di morti, lutti e distruzioni immense. Questo è stato. Anche Fagnano ha avuto la propria parte di tragedie e di lutti. Se solamente Enrico, diciamo solamente tra virgolette, più altri 4 deportati di 4 abbiamo notizia, è bene che si sappia che diversi altri erano ricercati, fuggiti nascondendosi, vivendo lontano da casa, dormendo nei boschi e arruolandosi nelle file della resistenza. Il nostro compito come associazione è quello di fare memoria per non dimenticare mai, e vorrei concludere chiedendo ad Enrico di voler accettare la tessera d'onore dell'ANPI come segno di gratitudine e di affetto per il coraggio della sua testimonianza.
Eccoci qua. Eccoci, aspettiamo il sistema. Si sente? Buonasera a tutti. Va bene? No. Va bene così? Perfetto. Buonasera a tutti e ciao Enrico. Grazie a nome. Ah, scusa. Grazie a nome di tutta Fagnano, perché stasera ci fai un regalo che difficilmente si può trovare, perché tu sei il testimone della nostra memoria e questo per noi è veramente un dono. Grazie all'amministrazione comunale che ha avuto la sensibilità e la forza di cercarti e di volerti qui, e quindi questo è veramente un regalo che fai a tutti i fagnanesi, e noi stasera siamo qui per ascoltare, per sentire quello che tu ci racconterai, andando anche in momenti di orrore che tu hai vissuto. Io voglio partire stasera dal momento che stiamo vivendo adesso. Che cos'è per te la liberazione, la festa che domani andremo a onorare? Beh, io dico che domani è una festa come una festa per tutti gli italiani. È una festa che portiamo nel cuore la gente che ha sofferto, specialmente in montagna, i partigiani e anche la gente comune che era sotto le armi e che per via di Hitler tanta gente sono morti nei lager, oppure anche in certi posti proprio diciamo sconosciuti. Ma ad ogni modo questa è una ricorrenza che tutti gli anni la festeggiano. Io, quando che ho saputo dal mio compagno qua che mi accompagna, che si veniva qua a Fagnano, io per tutta la settimana vedevo l'ora e mi diceva sempre: stai attento di non ammalarti, per amor di Dio, dove andare a Fagnano. Sta pur sicuro che mangio poco e cerco di stare un po' lontano da tutti i sembramenti che ci sono per via del corpo. E infatti no, io avevo nel cuore questo paese, io sono nato qua, ho vissuto in una certa età qua, e quindi no, per me Fagnano è stato, cioè facevo anche, io ero a Bergo, facevo due chilometri o tre tutte le volte che per venire a scuola, e quindi certo, sapevo benissimo la mia forza di volontà che avevo, e buona fortuna che dopo io sono venuto a casa, sono stato, mi hanno mandato la cartolina di precetto, ho dovuto partire, no, ma io a Buster Sissio sono stato, andavo a giocare il pallone, ero tanto appassionato come oggi sono appassionato dell'Inter, scusatevi. Sono passioni, queste passioni si tengono. Ma ad ogni modo, vedo, io adesso parlando e dicendo di Fagnano, mi sembra come se fosse un altro, l'altro giorno, diciamo. Io lo vedo e quando che sono oggi entrato, sei tornato. Ecco, sono tornato oggi. Ho detto, ma là c'era il cielo, c'è ancora. No, mi ricordo tutte le cose che una volta vedevo, solo che ho visto Garibaldi poverino, da una parte l'ho portato in una. Non si dica posso da solo. Ho detto, ma ad ogni modo, adesso il sindaco prende appunto. Io ho detto, ma è sempre lui Garibaldi, insomma. E lui mi ha detto, e dopo facciamo la foto, la porto a casa, ma lo metto davanti dove c'è mia moglie, perché lui c'è un bar, e così vede che Garibaldi mi fa il lavoro. Cioè, è sempre stato là, ma adesso metto un po' al cannolo.
sempre stato freddo, morire. E io lo conosco il paese come se fosse domani, come fosse ieri, scusi. E quindi, vedete, allora, gente mia, io sono venuto non soltanto per quello, sono venuto anche per darvi la mia testimonianza di quello che ho sofferto in questo lager. Perché io, appena che mi ha mandato la cartolina precetto, non avevo ancora 18 anni, avevo 17 anni e qualche mese, dico la verità, no? E ho dovuto partire. Hai dovuto lasciare, e andare. Lasciare la famiglia, cioè mia mamma e mio papà che erano già un po' anziani, e sono andato, mi sono presentato e ho fatto il CAR. Io ho fatto il CAR che era nell'artiglieria, no, ipotraglianata, cioè quei cavalli. E io non avevo le mistichezze con i cavalli perché non facevo il contadino di poterli già adoperare, o maneggiare, vedete? Sì. E avevo anche timore perché ogni tanto calciavano qualcuno, lo prendevano anche che andava all'ospedale. Ho detto, è meglio che cambi il sistema. Allora è venuto fuori un ordine, no, di chi voleva fare gli esami e fare quella poca scuola, no, per andare, no, nell'artiglieria motorizzata. Io avevo già tanta passione nella macchina, dei motori, così, e infatti io in 15 giorni ho fatto lo studio e studiavo, no, e in più facevo anche servizio, studiavo, e quando sono andato agli esami mi hanno promosso. Quindi io sono partito da dove ero e sono andato, no, proprio nel posto dove mi piaceva. Io l'anno sono stato ed era Alessandria, sono andato dove hai fatto la scuola? Alessandria c'era, no, il corpo di armata del terzo reggimento artiglieria, no, di corpo d'armata. Quindi io l'anno facevo i miei servizi, facevo ciò che si doveva fare come soldato, e infatti è venuto il momento che si doveva partire per la Russia. Ecco. Io, e poi cosa, ecco, cosa è successo? Che io ho saputo questo, sì. Allora mi hanno detto tutti quelli che io adesso faccio il nominativo, il sottotenente, mi hanno detto solo, vediamo, 2 giorni di permesso, 48 ore, per salutare i vostri genitori, perché dovete partire per la Russia. Io in quel momento ho detto, mamma mia, so che ero un posto che non era tanto per la quale, per il freddo. E infatti io sono andato a casa, io non so cosa mi è capitato, soltanto che quando sono ritornato la domenica, che dovevo presentarmi, no, come sono entrato e ho avuto un grande dolore, un dolore proprio sul fianco, che mi ha portato all'ospedale militare, e là mi ha fatto l'operazione. Perché quindi era, non sei andato in Russia? Avevo la appendicite che andava in peritonite, e allora mi ha fatto subito l'operazione, e là sono stato 15 giorni, no, e dopo mi ha mandato a casa a fare, ho fatto 15 giorni a casa, no, di convalescenza. Quando sono tornato c'era già il foglio pronto per la partenza di andare in Grecia. In Grecia. Io sono partito. Quindi dopo 15 giorni dall'operazione, sì, tu sei partito per la Grecia. Sono partito e sono andato in Grecia. Io questa fatto, è, diciamo, è la prima parte, sì, della tua esperienza. Esatto. Io in Grecia, no, non il mio battaglione di artiglieria, cioè il terzo corpo d'armata era, no, verso vicino a Macedonia, era le esercitazioni. E allora ho dovuto aspettare 8-10 giorni che ritornavano, e poi mi sono presentato e mi hanno messo, no, su il reparto comando.
quindi là io al reparto comando gli hanno dato in consegna un Bianchi Miles, che era una volta, anche la Bianchi faceva i cosi per l'esercito, e allora ho preso e ho cominciato a mandarmi, per mandarmi da un posto, ma mandavano dall'altra con il mio camioncino. Io stavo bene, lo dico, andavo fin giù al Pireo, che c'era 8 km di strada, di mezzo di 8, c'erano sui 30 km tra andare e tornare. Però c'era già, pensatelo, in quei momenti c'era già la sotterranea, cioè la come si chiama, che andava da Piazza Moglia fino al Pireo, cioè fino al porto. Fino al porto. Allora io andavo, perché si facevano più quelle garette di legno di quanto le caselle, facevano tipo fortino con mattoni e con tutto. E infatti io facevo il trasporto, andavo a prendere la sabbia al mare, no, partivo il mattino, tornavo la sera, tanto non c'era nessuno che mi comandava, e intanto io sono stato a quasi più di un anno e mezzo. E di là? Dal 41 fino al 43. Esatto, è una situazione insopportabile ancora. Sì. Poi no, però c'è un dopo. Là no, io mangiavo e bevevo e tutto, e facevo poco niente, e infatti mi sono cresciuto, sono venuto quasi di 80 passachili. Ho detto, mamma mia, qua se vado avanti così non so più che appassionare che mettere le scarpe. No, infatti io era al 13 di settembre del 43, io ero al Pireo e venivo a casa con un carico. Sono andato a prendere un carico di munizione che è arrivato dall'Italia. Quindi noi non sapevamo nulla. E quel giorno sapevano soltanto i comandanti. E questi non sono quelli che ci hanno messo il bastone fra le ruote, perché loro sapevano che i tedeschi, no, fra 5 o 6 giorni dovevano fare una retata. No, loro sono andati via. E tanti, li hanno lasciato. E me li hanno lasciato da noi. Così io ritorno col camion, in Piazza Moglia, vedo che c'è un carro armato in mezzo alla piazza e non vedo nessuno. Ho detto, ma Dio, cosa c'è? Cosa è capitato? Non sapevo niente. E infatti no, io vado là e mi dice, Raus, Rec, mi dice, giù, svelto, no, devo consegnare le armi e tutto. Ma cosa avevo? Avevo un boschetto che sparava tre colpi e quattro se ne incantava. Quindi potevi immaginare come si poteva iniziare la guerra. No. E quindi, allora gli ho dato la pistola e tutto. Mi ha detto, fra 10 minuti arriva una camionetta di tedesca che ti porta dove c'è i tuoi compagni. E infatti c'era una via Patrizia, che era una via lunga 7 km, tutto un rettilineo. In fondo, no, a 3 km di lontananza ancora c'era il posto dove c'era una grande distesa, anche come un piccolo aeroporto, dove c'erano i tedeschi. No, quindi noi eravamo già quasi vicino a gente che ti doveva prendere senza fare niente. E infatti io ho lasciato tutto, sono andato in caserma, secondo me hanno visto, potevo scappare a casa, ma scherziamo, ho detto, ma non sapevo niente, come sono arrivato mi hanno preso, a quasi mi deludano, puoi immaginarti. E infatti no, alla fine della sera siamo stati dentro, si mangiava quello che era rimasto. Al mattino della domenica ci hanno presi, ci hanno incolonnati, non solo noi, ma c'erano tre caserme, non so quanti mila persone che c'erano, italiane, l'esercito italiano, e l'anno ci hanno fatto tutta una redata. Tutti incolonnati, ci hanno portato alla stazione, alla stazione che c'erano 15 vagoni o anche di più.
questi anni per caricarsi. Ho detto mamma mia. E da lì chissà dove andiamo, mandato... e dicevo andiamo in Germania, andiamo in Germania. E lì, dopo un po' che si stava. Posso solo chiederti una cosa, tu avevi eri vicino a qualcuno che avevi conosciuto? Sì, ma li ho non li ho conosciuti, durante il viaggio sono arrivato a Monaco, questi tre ragazzi. Allora, là noi eravamo in 60 persone su ogni vagone. E quanto è durato il viaggio? Una vergogna. Si cercava l'acqua e dicevano adesso te la portiamo, venivano là con le borracce piene d'acqua, quando erano là vicino no, e la buttavano via e tu no, lì avevi i labbri che seccavano. E allora dopo, prima di partire, ci hanno dato due borracce d'acqua in 60 persone, si beveva il tappeto della borraccia con un po' d'acqua solo per poterlo, perché ti seccava la gola, no, non ero più capace neanche di respirare. E dentro a questi vagoni là si doveva fare tutto quello che si voleva, perché non ti davano la possibilità di andare dove volevi, no? Là eri dentro e fin quando siamo arrivati a Monaco abbiamo dovuto, sono morti anche delle persone, quelle che erano un po' ammalate così, non hanno resistito. No? E quindi siamo arrivati a Monaco dopo a quasi 15 o 20 giorni di viaggio, perché si andava a fare 50 km e poi il treno andava sui binari morti e là si stava anche due notti, perché c'erano bombardamenti, le linee erano interrotte e loro non si poteva camminare, bisognava che ripristinavano. Una cosa, guarda, che veramente si cominciava già a sentire un qualcosa che diceva la mia vita non so come andrà a finire. E infatti quando siamo arrivati a Monaco, c'era già tutta la gente, quei tedeschi che hanno una possibilità o una fattoria o anche un stabilimento o qualcosa, di mandarsi a lavorare. E quindi tutti dicevano cosa hai fatto, tu cosa hai fatto, quelli che vedevano, io ho mandato, ma cosa hai fatto? Ma io se sono andato io col camion, e allora mi ha messo dove facevano i carri armati da Monaco, mi ha portato ad Ingolstadt, era 80 km oltre Monaco, no? E quindi là ho trovato, no, insieme mi hanno messo anche due ragazzi della mia età. Eravate, anche più eravate in tre? Eravamo in tre. Lavoravate insieme? Ho detto almeno c'è qualcuno di poter dire, dialogare, di qualcosa, no? Caspita, sì. No? Parlavo tutti esteri, tutti tedeschi, francesi, gli inglesi, c'erano tutte le qualità, davvero. E là, cosa hai iniziato a pensare? Mi hanno portato in una fabbrica, una grande fabbrica, dove facevano i carri armati, i panzer, e allora facevamo tutto il telaio, diciamo, tutta la parte, e dopo li mandavano via per mettere i cingoli, tutte le la corazzata, tutto, lo finivano da altri posti. No, ma mi toccava lavorare 7 ore e facevo i turni per 7 ore per 7 ore, non avevo quel poco momento di stare un po' tranquillo, in pace così, no? E là eravamo in su baracche, eravamo 8-10 per baracca, erano 5-6 baracche là. E dopo c'erano anche della gente tedesca che lavorava là, no? E allora quelli erano quelli che ci comandavano. E io mi ho messo a fare il saldatore elettrico come hai fatto. E caspita, tante volte mi facevano saldare con la mascherina che non aveva più gli specchi per poter, se no ti rompeva gli occhi, faceva male gli occhi. E infatti io ho fatto quasi più di un anno in questa fabbrica. In un anno? Più di un anno. Sempre con lo stesso gruppo? Sempre là.
E lì è iniziato. Ecco, posso bere un po' l'acqua, certo. Se no mi secca la cosa. Sei rimasto un anno, abbiamo detto. Io? Sì, e là venivano là, se per caso prima ti facevano le cose con le scorie, allora piccavano le scorie, se c'era una scoria che saltava via, no, e gli ha detto, e qui sabotage, ma mi ha detto, ma sabotage, non ho mica niente io per fare sabotage. E allora una staccata, una sfregata sulla schiena, o tu che ti prendevano anche in faccia, che ti lasciavano il segno. Per una cosa che non avevo colpa, se la scoria fa così è inutile. Dopo invece ha messo quella a bacchetta, allora era differente. Beh, ad ogni modo io sono stato più un anno. E là, per là fuori, c'era, al di là della strada, a rimpetto, c'era la caserma della Wehrmacht, non dell'SS, della Wehrmacht, cioè dei propri militari tedeschi, diciamo germanici. E quindi era loro che facevano la guerra, non l'Italia. E infatti l'anno si andava anche un po' d'accordo e là, come si chiama, i greci, no? I tedeschi, venivano là tante volte, facevano dei disastri, erano gente maleducata, senza rispetto, perché erano militari. Credo di essere chissà che il mondo era suo, vedete? E allora noi sopportavamo. E infatti è stato il momento che noi, quando che partivano loro dalla caserma, si doveva andare con loro, con le macchine che andavano via, o col camion, o coi, cioè portavano via a quasi tutte, perché sapevano che se quando venivano a bombardare, facevano di quelle bombardate, no, gli americani. Infatti no, si andava in un posto che era una grande pileta, che si andavano tutti dentro là, che se c'era un genitore sopra non aveva la possibilità di fotografare, fotografava lì più che altro. No, allora è stato fino a quando che ci sono le spie, no? Una spia le ha dato una comunicazione che è stato un venerdì. Io, quando che mi ha detto svelto fuori dal lavoro, piantarono tutte e andare via con loro, ho detto qua c'è qualcosa di grosso. E infatti ho detto ragazzi state vicino, siamo vicino, siamo noi tre italiani, gli altri non si capisce più niente cosa fanno. E infatti gli ho detto, guardate, finora sono andato anch'io, adesso non ci vado più là, perché guarda che deve essere brutto. E siamo andati sotto a un ponticello dove passavano con quei, come si chiama, trenini che portano la terra, la sabbia fuori sui campi. E infatti no, siamo messi solo sotto. Ha cominciato a bombardare, che si sentiva fino a quasi 30 km da Monaco venivano sempre in su. No, fino a qua sono arrivati là, hanno fatto un bombardamento a tappeto, venivano le bombe uno vicino all'altro e noi ogni colpo eravamo distesi a terra, non si saltava alto così dalla pressione. Ho detto ragazzi, l'ho pregato perché guardate che non so come andrà a finire. No, e loro tremavano tutti, erano più giovani di me. E infatti no, mi ha detto non stiamo con te, no, non andiamo via. Cercavi di dare sì, forza anche a loro. Cercando di stare insieme. In modo da... E infatti poter... quando è stato finito... Siete scappati nel bosco. Più di 5 minuti o 10 a bombardare. Poter andare via una squadra ne arrivava un'altra. E infatti il bombardamento a tappeto, l'hanno distrutto tutto. Ha preso in pieno questo posto che andavano tutti là sotto, c'è stato un macello. E noi ho detto, vedete ragazzi, se noi andavamo là, come eravamo decisi che mi volete venire qua, ora non eravamo qua.
ero come loro. E infatti no, ha detto, sì, no. E infatti c'era una camionetta, c'erano due o tre pompieri, gli ho detto se andavano ad Ingolstadt, mi ha detto di sì, e allora andiamo alla caserma, e la caserma era vicino alla fabbrica, e siamo andati su, ci hanno portato là. Là non abbiamo trovato più nulla, distrutta, tutto distrutta. Dentro c'erano 50 francesi che non avevano mai voluto fare, cioè loro non andavano mai via. E avevano un piccolo rifugio con quattro lamiere sopra, con la bomba di quelle per polverizzarsi. Tu invece e hai proprio avuto l'intuito di andare. Sì, noi. Avevi capito. Ha detto qua non c'è i rifugi, bisogna andare dove se si può più che altro salvarsi. Ripararsi. Infatti la guerra è guerra. E infatti il dono, quando che io siamo arrivati là, ho detto ragazzi cosa facciamo adesso? Qua non c'è più nessuno che ci comanda, la cosa è distrutta, le baracche non si può più da dormire perché sono tutte andate, così perfino no, la caserma che era, c'era il fuoco perché è stata non c'era più niente. Quella birreria che c'era, quel poco di birra, non c'era più perché c'era più l'ha presa tutta, e allora ho detto qua è meglio che ce la risvegliamo, qua non c'è più nessuno che comanda. Siamo andati dentro e abbiamo visto tutti quella gente là, no, francesi, tutti massacrati, tutti morti insomma, per forza di cose. E dopo siamo andati dentro dove c'erano le cucine, abbiamo trovato un po' di roba, un po' di scatolette già pestate dalle bombe, un po' di pane come si chiama, nero là. Quel che abbiamo potuto trovare, gli abbiamo fatto un zainetto e dopo ho detto questa sera, no, vedete questo rumore delle macchine, ho detto è la superstrada che va fino no, giù, fino a Monaco. Verso l'Austria. Ah, verso l'Austria. Sì, e infatti ho detto, qua c'è un piccolo rio sottostrada, un piccolo rio, passava 30 centimetri d'acqua, 40, bella, bella chiara, no? E infatti si poteva bere al banco. E allora no, si seguiva questo fiume cielo, si andava, e abbiamo fatto, sempre di notte si camminava, mai di giorno, perché di giorno c'era la Gestapo, c'era la polizia italiana che giravano, se ti prendeva, ti poteva anche fucilare sul momento. E allora no, ho detto fin quando che c'è roba camminiamo, e infatti abbiamo oltrepassato Monaco, no, e quindi abbiamo già fatto per 10 giorni o 15, e dopo la cosa è andata finita, tutta quella poca roba si mangiava proprio in quello minimo che si poteva, e dopo si andava a mangiare patate crude, madonna, ma a mangiare, perché come si faceva a fare il fuoco che si vedeva da lontano e venivano a prenderti. Allora si andava, si mangiava patate crude, dopo si andava dove c'erano i campi, che c'erano carote, quelle che erano guaste, li buttavano là, ormai erano quasi finiti, si mangiava lo stesso, basta sentire qualcosa che ti tirano su un po', e dopo crauti. Andiamo, c'erano i crauti, si verdeva un po', si tirava fuori quello più tenero dentro e si mangiava, ma dopo lo stomaco non riceveva più niente, ti veniva anche come la diarrea, una cosa che ho detto, se non andiamo dove c'è qualche baracca, qualche posto dove ci sono gente che vi dà qualcosa, che ti dà un pezzo di pane, perché loro ti danno qualcosa, ma avevano timore dall'SS, timore da questi di Hitler, vede? Perché se li vedevano, uccidevano sia la persona e sia tutta la famiglia. E allora avevano timore, stavano sia dopo che ora, e noi oddio, bisogna andare fuori dove ci sono le case fuori. In campagna così, e infatti una sera siamo
ha visto come sembrava un vigneto e siamo andati là, c'era una casupola, no, e siamo stati là fin quando ho detto siamo qua che verrà fuori qualcosa, e di fatti viene fuori una ragazza con secchio che andò a prendere l'acqua che era vicino il pozzo, no? E noi eravamo là, io ho detto io la chiamo in tedesco, bisogna chiamarla, e io gli ho detto Fraule, e lei ha guardato in giro di qua e di là, però non ha detto nulla e si è messa ancora per entrare, ho detto se entra siamo fritti. E allora l'ho chiamato in italiano e mi ha detto ma chi siete, italiani? Ho detto sì, siamo italiani, ma come mai fin qua? No, ho detto siamo, la fabbrica è stata distrutta e cerchiamo di poter raggiungere, ma sa quanti chilometri che c'è da qua no, andare fino in Austria? E infatti no, ho detto beh, ad ogni modo, allora ha fatto, aspettate che dico al mio nonno di preparare un po' di roba calda. Noi eravamo pieni di fame, pieni di sete, no, e stanchi morti, e infatti quando ci ha fatto segno andare là, andiamo là, e chi c'era in questa capanna? Due della Verma col mitra. Come siamo entrati, ci ha dato il mitra sulla schiena a uno, a ognuno, e dopo ci ha buttati a terra. Là ci ha legati, no, è tutto, e dopo sono rimasti tutta la notte. Non ci ha dato neanche un bicchiere d'acqua. Avevo la gola che non ero più capace quasi di parlare, perché era secca. E infatti al mattino, quando che sono venuti per prenderci, ci ha dato un coso di acqua, l'ho bevuto tutto, ero una caraffa così, no, perché non ne potevo più. E infatti ci ha portati alla stazione di Monaco. Là no, c'era due poliziotti di Hitler, no, e là c'era la Gestapo. Là ci hanno preso, ci hanno messo no, le mani con la catena così, i polsi e sulle caviglie un pezzo di catena così per poter camminare, e ci hanno portato a Buchenwald. Io a Buchenwald ero un campo come il campo di sterminio. Allora andiamo là e ci dicono, ci hanno portato sopra dove c'era il grande ufficio della cosa là, e là ci hanno detto no, aspetti che verrà il comandante. E il comandante chi era? Era il comandante che aveva due o tre campi, aveva no, Mauthausen, no, aveva Buchenwald, Dachau e Auschwitz. Aveva questi tre campi, si chiamava Himmler. Ecco, si chiamava quel nome. Io quando l'ho visto ho detto mamma mia, serio, è venuto là col cappello giù sugli occhi, sia tipo tedesco proprio, tutto pieno di decorazioni, che puoi immaginarti, cosa facevano tutti quelli, tutti questi qua che erano tutti erano sempre vestiti eleganti, vestiti no, di cortino, tutti decorati, e non facevano niente, era la Wehrmacht, era l'esercito tedesco che andava sul fronte, ma loro erano a casa a far depredare, andare di qua e di là, no, a prendere gli uomini, di portare sui lavori pesanti, no, o dentro i campi di sterminio. E infatti no, no, questi qua mi hanno detto stia qua, come era entrato il comandante, è stato là un po', e dopo ho cominciato, dopo un po' che ho sentito che c'era l'interprete che parlava in italiano, e ha detto basta, come dire basta, che si è finita così, ha detto io ho capito, sono detto in tedesco che ha detto a fin ur vec, ha detto alle 4, no, di portarli al bunker, insomma, dentro in prigione, alle 4 di andare a prendere perché c'è il portone d'esecuzione. Io quando ho sentito il portone d'esecuzione ho detto ragazzi, qua ci mandano no, a fucilarsi, dico, ci fucilano, ha detto il portone d'esecuzione, cos'è il portone d'esecuzione? È un plotone che fanno, cioè che
che uccideva la gente, che ti sparava. Certo. Ho detto, qua siamo proprio, andiamo bene. Puoi bere un po' d'acqua? Sì, e infatti, no, là ci ha preso alle 4, ci ha messo dentro un bunker, dentro in prigione, e alle 4 viene questo interprete e ha detto, ragazzi, andiamo. Io dico la verità, quando sono venuto fuori ho visto 10 persone col mitra già pronto, ho detto mamma mia, e questi ragazzi hanno cominciato a piangere, gridare, mamma, non ti vedrò più, papà, ciao, no, ti lascio tutto, lo sai, io, guarda, mi stanno uccidendo. C'è tutte quelle cose che a me è sentire così, no, mi dà una sensazione anche nel cuore stesso. Ho detto, sono giovane, e guarda, e io dicevo, ragazzi, siamo qua ancora, non è ancora successo niente, può darsi che Dio ci dà una cioè, che guarda e che mi dice, no, ma questi ragazzi perché devi uccidere? E infatti, no, sì, cercavo di tenerli su un po', no, e invece non ero più capace neanche di camminare, perché la tristezza stessa, e poi quando che ha visto i 3 paletti, gli stati 20 metri vicino alla muretta, ho detto qua siamo a posto, e infatti no, ci hanno portato là, ci hanno messo le mani dietro, e dopo un sottotenente, quello che ci comandava, tedesco, gli ha detto, volete le vende? No, ho detto, io di vende non ne voglio, c'era un bel sole, ho detto, lasciatemi godere questo sole e lasciatemi vedere l'ultima, diciamo, vista che loro, se, anche a quello là si è commosso un po', no? E dopo ha detto, bene, la fate il vostro, no, la competenza vostra, e difatti, no, siamo in quel mentre che lui stava da 20 metri, che stava per andare via alle cose dei fucilieri là, no, si sente una macchina, una jeep tedesca che veniva dalla strada, perché sopra c'erano i prati e dopo c'era una strada che andava, che faceva tutto il giro per venire da noi. Invece se attraversava i prati, era proprio là, no? E allora lui, quando il comandante che ha visto che non ce la faceva fare il giro, ha cominciato a venire giù dai prati, no? Con questa camionetta, è venuta là, no? E là suonavano sempre il clacson e sventolavano un coso bianco, ho detto, ma chissà che sono. Allora lui, sottotenente, fate riposo ai fucilieri là. E allora sono stati là, perché là era il comandante che ci ha dato la posizione. Si capisce che si è pentito di quello che ti ha dato, perché avevamo neanche un fiammifero in tasca. Come fatto? Ci ha tenuti come sabotatori. Ma sabotatori di cosa? Che non avevano niente. E allora è andato a sincerarsi e veramente ha detto sì, avete detto la verità, è con questo che avete detto la verità, vi elimino la fucilazione, però non vi devo separare, ognuno andrà in un posto che dico io. Allora uno è rimasto là a Bokeba, un altro è andato giù a Linz, no, tra la Germania e l'Austria, e a me mi ha detto tu alle 5 andrai a Giappone. È stato. Ecco perché sono andato dentro in quel posto. Adesso un attimo di pausa. Sì. Allora, cari miei, quando che sono sceso dalla camionetta, è venuto subito uno col mitra dietro la schiena e mi ha accompagnato dentro. Vado dentro e mi hanno detto, così svelto, mi hanno tirato via, avevo ancora i così militari, no? Allora mi hanno svestito tutto, no? E fare la doccia. Allora mi hanno spruzzato addosso una cosa bianca che bruciava, ti bruciava la pelle, e dopo mi hanno messo sotto le docce,
mi ha messo in un posto stretto e con tubi grandi così, come quelli dei pompieri, l'hanno aperto, Madonna, veniva una cosa, mi ha messo su un angolo e con una specie di acqua fredda, gelata, e con più cercavo di scappare e di più dono, e mi buttava contro al muro, non ero capace, no? E infatti ho sopportato e avevo il cuore che mi batteva, perché il freddo stesso cominciava a venire un po' anche le mani un po' blu, e infatti dopodiché sono stato stufio, mi ha detto vai che qua c'è il coso che vai a prendere il vestiario. Che mese era? Faceva freddo? Più o meno, era il mese di ottobre. Ottobre era già. Cioè, là in novembre c'è già la neve, c'è già tanta neve così, no? Via Monaco. E oltre Monaco, sì, no, sì. Verso il nord. E infatti, no, caspita, io tutto bagnato, che tremavo tutto. Vado là e vedo che mi dà un barrettino così, no, di mettere in testa. Dopo mi dà una giacchettina un po' stretta anche e curta. Un paio di pantaloni che mi arrivano oltre le caviglie. Cioè, più delle, prima delle caviglie ho detto, ma come si fa? E veniva l'inverno. No, e dopo mi ha detto, vec, mi ha detto di andare via. Ho detto, ma... Intimo, fa intimo, come dire, cosa vuol dire intimo? No, ha detto, mi ha dato una pedata e mi ha detto vai avanti a prendere il numero. Infatti ho detto datemi manco le scarpe o qualcosa da mettere sotto i piedi, fuori cominciavo a nevicare e infatti no, mi ha dato un po' di zoccoloni grandi così. Ma mi tocca trascinarli perché se li potevo li perdevano, perché era un bel piede mezzo mio, lo puoi immaginarsi, e un freddo senza calze, senza niente, e ad ogni modo e lì ti hanno segnato il numero. Sono andato il numero, da là ho andato il 123.343, e mi ricordo sempre quando se andavamo nelle scuole, diceva sempre lui, no, digli a questi ragazzi cosa vuol dire che numero è il 123.000 in tedesco. Io ho preso tanti di quelle botte perché non tenevo mai in mente il numero esatto, no, quando mi chiamavano per andare ai lavori. E ogni volta che andavo là erano 20 frustate, vedi? 20 frustate. Allora che andavo al lavoro, quella era la colazione che ti andava al mattino. Vedi? Eri già mezzo. E infatti io dicevo, prova a dirlo, che cosa, com'è il numero? Lui che sente tedesco. Già è difficile in lingua italiana un numero composto 123.343. Figuriamoci in tedesco, parlato anche veloce, con arroganza, a persone che ovviamente del tedesco, della lingua tedesca, non sapevano. E allora quando si presentavano e dicevano, di numero... 123.343, ti puoi immaginarti se lui ritardava un secondo o non lo capiva, o erano botte, per cui 20 frustate con quegli arretti là, come si chiamano, i nervi di bue, no, e infatti io prima che l'ho imparato ho fatto tempo a ciapparne abbastanza, che avevo quei segni, e infatti no, io mi ricordo che siamo andati, io sono andato con la guardia, dopo mi ha dato il numero, dopo il numero mi ha portato dove c'erano i capannoni, dove c'erano le baracche per dormire, no? E sono andato fuori e cominciavano a entrare quelli che erano fuori già da tempo, che erano là, che erano fuori per lavori, allora cominciavano a entrare, perché alle 7, come entravano alle 5:30 così, le davano un po' di tè, no, e una fettina di pane che vedeva la luce in una parte, e un pezzetto di margherina, ma era seo di scarpe, non margherina,
No, che ti faceva più male che bene. E lo si doveva fare, perché se ti vedevano per buttarli via, ti sparavano. Ad ogni modo, no, là ho guardato dentro, e ho visto queste brande a Castello. C'era queste brande a Castello che erano a quattro piani. E dentro l'anno, e per tutto il giro del capannone, era grande come questo più che altro, o anche più piccolo. E infatti là non c'era né paglierici né coperte, un freddo mai stato riscaldato, no. E ho detto, mamma mia, ma qua si gela, qua, come fanno a resistere? E infatti alla sera ho visto che cosa facevano. Si andavano a dormire alle 7, c'era la luce spenta, e andavano su, si abbracciavano uno con l'altro per scaldarsi con il nostro corpo, per scaldarsi, sentire un po' di caldo uno con l'altro. Vedete, eravamo più di 100 persone dentro là. E quindi no, e c'era al mattino, ti svegliavi, c'erano 5, 6, 7 già morti. E io ho dormito con un, non so chi era, perché so che non parlava neanche, era un ragazzo, sono andato, l'ho preso, ma quelle erano le 2:30, ho detto, mamma mia, ma qua non sento neanche più caldo, yeah. Ho guardato, lo tocco, era morto, mi è morto sul mio seno, se vuol dire, e allora lo prendo, l'ho preso, l'ho pulito, ho detto, mettiti qua un po' composto. Io al mattino c'è venuto il capo là nel coso, gli ho detto, e ha detto, portalo giù. Infatti lo tira giù, lì 3 o 4 l'abbiamo tirato giù e l'abbiamo portato fuori. Ma ha detto, noi, cioè di portarlo fuori sì, ma senza niente addosso. Perché quei così là li adoperavano per altri po' che morivano, se vi ha capito. E allora li mettevano fuori i nomi e la lasciavano magari dal lunedì o martedì fino alla domenica, perché la domenica non si lavorava, e si andava in giro con 2 carri trainati da noi, no, attorno a tutti quei morti che erano fuori sulle baracche. No, ma si caricava anche 2 rimorchi di questi poveretti, e noi che eravamo a quasi neanche più capaci di stare in piedi, mi facevano trainare tutti fino al fondo dei crematori. Però i forni non si potevano andare dentro, si dovevano scaricarli fuori. Hai visto, ti ho fatto vedere che si caricavano. Si scaricavano come buttare la legna, come fasci di legna. No, gente, e stavano là magari anche 5, 6, 7 giorni fuori, cominciavano già scomporsi, si scomponevano con l'odore che faceva il ribrezzo. E infatti, dopo di Chelo, cominciava allora, dopo quando avevano finito quelli dentro, facendo quelli andavano a prendere che una cosa senza guanti, senza niente. E infatti, no, l'anno era, cominciava proprio il decaire, proprio il decaire cominciava, perché guardi, allora dopo quelli dell'SS così erano quasi tutti giovani, perché tanti andavano verso sui posti, anche non solo per combattere, ma andavano per pigliare la gente, per portarla là, per farla lavorare, perché morivano tanti, e allora sostituivano. Avevano bisogno di tutto così, no? Al caspita, no? Ma io dico la verità, ma cosa? E infatti, il fatto è che andate, aspettate un anno, sì. Perché sennò tranquillo. Beh, dopo. Che ti hanno chiamato nelle famose squadre, sì. Sonderkommando, sì. Spiegagli, esatto, a loro cosa sono anche, i Sonderkommando. Anche il titolo, perché del libro. Quando che so, che dopo 5, quasi 3-4 mesi che ero là,
il mio sangue si è ammalato con tutta la porcheria che ci davano da mangiare, perfino le lucertole, delle cose che ti ripugnavano solo a guardare e sentire l'odore. E allora cominciavo, mi veniva fuori tutti i foruncoli sul corpo, sulle mani, pieni di pus, perché il sangue si ammalava e mi portava questo. Non ero più capace, se non potevo neanche toccare un male. E allora ho detto al capo al mattino, io non posso lavorare, perché mi ho fatto vedere, avevo la giacchettina, solo con la giacchettina in mano, e si doveva andare fuori, e fuori, guarda che c'era la neve così fuori. No. E infatti mi ha detto, vai in infermeria. Ma io, con i francesi, c'era i francesi che parlavano un po' l'italiano, e c'era uno che mi ha detto, se ti mettono sulle brande, non sta là tanto, scappa via, perché guarda che ti fanno una puntura e ti trovi in fondo ai crematori, cioè che ti fanno morire. Non c'era infermieri, c'era scritto infermeria, ma non c'era nessuno. C'era due ragazzi che vestiti col codice bianco e non sapevano niente. E allora io vado là, mi dice cosa voglio, le ho fatto vedere, avevo la giacchettina in mano, e mi ha detto, hai un momento, infatti erano i due, e sono andati via. Dopo 10 minuti circa, vengono tutte e due con le mani dietro la schiena. Io guardavo di sott'occhio e mi hanno messo su un coso di marmo col freddo che avevo, di marmo, aspettare. Ho detto, ma voglio proprio far morire la gente. E infatti vengono là, quando che hanno parlato però tra di loro in tedesco. No, e dopo si sono girati ridendo, avevo in mano due frustini così, di quel cuoio là. Sì, sì. No, e ho cominciato a battermi, mi ha spaccato tutti i foruncoli. Io, guardatelo, signore, io non sapevo più dove ero. Io piangevo come un ragazzino e dicevo basta, basta. E allora chiamavo la mamma, perché è la prima che si chiama in momenti difficili. E chiamavo mamma, mamma, tu che mi vuoi bene, aiutami. Ma, caspita, mia mamma era in Italia. E allora loro, ogni volta che dicevo una cosa, ridevano e picchiavano. No, e dopo ho detto, signore, fammi la grazia, o che mi fai morire o fa che smettano, perché non è potuto. E dopo sono svenuto io. Bene, e mi sono trovato su una parada di quelli che hanno detto, che no. Io mi sono ricordato, ho detto mamma mia, qua bisogna che scappo via perché mi fanno la puntura. E infatti l'ho barcollato ancora, perché non ero fuori, avevo la schiena che sembrava fuoco, no, dalle botte che ho preso. E infatti no, io ho cercato di andare fuori e c'era uno che mi ha detto dove vai. Ha detto, vengo, ho detto vado via, mi ha dato un calcio, mi ha buttato fuori, un freddo, avevo la giacchettina in mano e basta, io ero addosso nudo praticamente, non avevo mica più niente. E infatti no, io ho detto, adesso come faccio? E non potevo, sentivo che mi mancava perfino il battito dal freddo, vedevo che veniva anche le mani, i piedi si congelavano, no? Cioè, allora mi dovevo muovere un po' e io avevo la schiena. Allora, sa cosa ho fatto? Mi sono buttato con la schiena sulla neve, con la schiena. Sono stato là un attimo perché col fresco mi sembrava di respirare. No? E infatti no, dopo sono andato là pensando che la baracca era aperta e invece era chiusa, perché alle 7 andavano tutti al lavoro, chiudevano e aprivano alle 7 di sera. Io sono stato tutto il giorno sotto alle grondaie là, che veniva giù con la neve fina, un freddo, e ogni tanto mi si muovevo un po', se no mi si congelavo. E io infatti sono stato fino a quando che sono venuti, che hanno aperto, e sono andato dentro. Io sono andato dentro e mi sono messo vicino al muro. Dentro da noi c'era un ragazzo russo, io l'ho saputo dopo dalle cose, perché loro
c'erano gente che parlava pure l'italiano, e allora mi ha detto, ho detto, ma chi è quel ragazzo russo? No, mi ha detto, quel ragazzo è un russo, mi ha detto, asilo, lavora dietro dove ci sono le cucine delle cose di questi qua, sì, dell'SS, no. Oddio, mamma mia. E infatti lui, questo qua, che io non ho mai parlato, come detto, cioè che l'ho detto a Francesca, mi ha detto così, se no come facevo a sapere. E infatti la vedevo tutte le sere che veniva alle 7, alle 7 lui entrava, dopo i momenti che doveva spegnere le luci. E infatti viene l'anno questo ragazzo, mi guarda, no, perché ero là così che non ne potevo più, e allora mi alza il vento, lo guardo e mi ha detto, no, mi ha battuto la spalla, mi ha sorriso e mi ha fatto un segno, perché chi parlava, chi capiva, allora ha fatto un segno come dire, ci penso io per te, no. E io ho capito, ho detto, ma cosa vuol dire che mi ha fatto segno così? E infatti pensi che questo ragazzo mi ha salvato la vita, mi ha salvato la schiena. Lui tutte le sere, no, siccome che lui era sempre l'ultimo, aveva perfino le chiavi per il mattino da dentro a fare il polizia e tutto, no, prima che arrivassero loro questi gialliseri. No, lui era già là e allora gli lasciavano le chiavi per pulire, lui faceva piante, faceva un po' di tutto. E allora questo ragazzo aveva la possibilità di fare quello che voleva fare. Lui prendeva un pattuffolo di cotone, lo immergeva nel, come si chiama, nell'alcol, che c'era l'alcol per pulire cose, no, e dopo lo portava là, nascosto, perché nessuno lo guardava, e veniva là e mi faceva come... cioè, mi tamponava tutto e così seccava le cose e sentivo meglio, no? Per sei sere continuo che gli dicevo anche a tu, gli dicevo stai attento, e lui mi sorrideva, no? Dopo sei sere che ha fatto, io non l'ho più visto e cominciavo già a star bene, cominciavo a cercarmi le cose, veramente se non era lui io andò in cancrena tutto il corpo, perché ormai era quasi alla fine, ma insomma, guardi, io tra una cosa e l'altra mi sono salvato, perché un po' anche il perché no, dicevo sempre, come quando ci hanno messo la seconda volta che volevo ucciderci, che ho detto, signore, no, tu sei il padrone, quando sono andato alla messa, è stato, era il giorno di Natale, sono andato a sentire la messa perché c'erano anche i parroci, i preti che facevano le redate italiane, no, e facevano la messa, sono andato a sentire la messa di Natale, no, e c'era un pranzo speciale perché davano una patata calda che è mandata. Io ho detto, rifiuto tutto, ma voglio andare a sentire la messa. Vabbè. E infatti sono andato là, no? Mi sembrava, quando sono entrato che sentivo quei canti natalizi, mi sembrava proprio, insomma, piangevo della commozione che mi sembrava essere come a casa. E infatti ho sentito, e dopo vado fuori, c'era il comandante, e mi ha detto, dove sei stato? Sei stato alla messa? Ho detto sì. Ho detto, adesso ti sei divertito a sentire la messa, mi diverto io a sentire te come la farà. Mi ha messo dentro un bunker, pensino, era come una botte di ferro che era alta circa un metro o qualche cosa, che poteva camminare e non tanto larga, nudo, solo, no, con solo... con la giacchettina, e questa giacchettina la mettevo, no, sotto per non sentirmi, no, magari di venirmi anche qualcosa sugli reni. Cioè, pensate, dentro 5 ore con nulla dentro, con un freddo che sarà stato 3 gradi, no, pensate voi, io ho sofferto le pene dell'inferno dentro,
non potete immaginare. E queste non sono cose che dico perché ho sentito o ho visto film o cose, queste sono cose che io non le ho sopportate, io le ho sofferte, vedete, no? E quindi bisogna essere anche competenti di dire, ma se l'ha fatto, se dice questo, perché veramente l'ha fatto. Dopo è stato anche, no, che io, diciamo, è stato il momento che dopo sono venuti anche gli americani, ma prima che venivano gli americani abbiamo sofferto, mi vedevano questi disgraziati degli Hitler, quando pioveva, no, venivano in giro con i cani e anche, no, una volta mi ha fatto levare quella, solo quella giacca che avevo su col freddo, col pioveva, per pulire gli stivali, no? Facevo di tutto per far che, per, cioè, morire prima del tempo. E allora è stato che gli ultimi mesi, no, una mattina viene dietro un sottufficiale e mi dice, no, uno, due, tre, ho contato 15 o 20, voi siete come se non sono del comando. Oddio, ma anche questo, ho detto, ma cos'è questo sono del comando? Io non sapevo niente. No, e infatti mi hanno detto, dovete da domani, no, dovete lavorare in fondi crematori. Oh mamma mia, so che là si stava molto male, perché, no, respiravi tutti quegli odori, no, della carne, carne che andava male, diciamo, non carne di bestie, carne umana, no? E allora dovevi per forza metterli sulle grate e dopo alzarli e mandarli dentro, poverini, no? E ogni volta che lo facevi ti piangeva il cuore, ma ad ogni modo tu dovevi farlo. E allora la prima, sono cominciato alle 7 a andare, no? Madonna, cosa che andavo a prenderli, no, sembrava che c'era qualcuno che si muoveva ancora, ma ormai erano tutti morti. E infatti una volta era là con l'unità vicino a fare l'esperto fan, perché doveva arrivare Hitler, invece Hitler è arrivato, sì, l'ho visto, ma è andato a Monaco, è andato per i suoi fatti. E invece credo che andavano là a visitare se c'era della gente così. Allora abbiamo bruciato, io e quel francese che c'era, no, circa 150 persone in poco tempo. Al mattino abbiamo dovuto pulire tutto, le ossa e tutto, perché c'era un posto che si buttava tutto dentro, le ossa e tutto, no. Ma guarda, ero uno strazio. Ogni volta che c'era qualcosa, no, io dicevo sempre, Signore, aiutami te. E quando sono andato a vedere la messa, io ho detto, io sono venuto e voglio, Signore, che mi fai questa grazia, fammela e sarò riconoscente. No, e io ho detto, vorrei che vedesse ancora i miei genitori. Era a quasi 3 anni o 4 che non sapevo più niente. No, ma glielo ho detto col cuore. E infatti, no, in un modo o nell'altro, sono riuscito a venire a casa. Mi hanno portato a casa loro, gli americani, perché sono arrivati dentro, che combattevano ancora, perché c'erano quelli dell'SS, no, quei ragazzotti che c'erano dentro, non volevano arrendersi. E allora gli americani con il megafono dicevano, arrenditevi, altrimenti dobbiamo fare combattere. No. E dopo saranno uccisi. E infatti, no, li hanno uccisi tutti. No, piuttosto che arrendersi, no, sono tutti morti, ragazzi giovani, che erano tutti, come si chiama, tutta gente italiana era. No. E infatti, là, no, io ho detto, ma questi qua sono avanti, potevano scappare a casa, bellissimo, e invece no. E allora sono venuto col carro armato, so che hanno aperto la torretta, è venuto giù un americano, avevo un zainetto a tracolla,
è venuto là e mi ha detto che se ero francese ho detto l'aio, no, ho detto italiano, sì, vedi, e mi ha dato questo, c'era di tutto, cioccolata, sigarette, io non fumavo, no, e allora le davo le sigarette agli altri, no, erano tutti contenti e io no, mi ha detto però mangiare poco, poco, mi ha detto. Invece là quando sono arrivati gli americani diciamo a buffarlo perché avevano fame tutti e morivano perché l'intestino scoppiava, perché ormai era diventato come una piccola cartellina, un po' di roba di più e scoppiava e moriva. E in quel momento hai capito che ti saresti salvato? Allora, in quel momento quando che l'ufficiale bacio, cioè, era... Va bene, intanto un po' d'acqua? Sì, o... sì. Così poi ci racconti quando sei tornato a casa. Allora sono entrati gli americani, allora l'hanno appreso le baracche, una di quelle la più, diciamo, più meglio, ha fatto come una, un ospedale, come l'hanno, tutti quelli che forse potevano guarire, li hanno messi tutti, allora ha fatto come, c'era, allora c'erano, diciamo, veramente si poteva dire che era una, un piccolo ospedale, ecco, che adesso mi hanno messo anch'io, che mi ha tirato su prima di andare via. E allora l'ufficiale ha detto, ma tu no, sei di Varese? Sì, ma è tanto che sono 5 giorni che aspetto. Aspetta che, allora è andato dentro, ha telefonato a Varese e gli ha detto, guardate che qua c'è un vostro paesano che dovrebbe venire a casa, che è stanco di stare qua. E quindi cercate di portarlo via. Prima possibile. No. E infatti va lì fra 5 giorni, qualcuno verrà, viene, che noi intanto lo mettiamo a posto un po'. No. Cioè, non è più capace di stare in piedi. Quanto pesavi? Le ginocchia. Quanto pesavi? 86 kg. Quando mi ha preso? Sì, quando sono andato a casa c'era mio zio che mi ha detto no, con mio padre. E mi ha detto, aspetta che ti peso, pesavo 22 kg 300 grammi, no, quindi l'ho portato a casa solo che le ossa e dopo piano piano ci ho fatto la carne, ma il fatto è che io, dico la verità, quando che mi ha detto così, che mi ha detto, guarda, mi ha detto che non ci hanno mesi per venire, ho detto, porca miseria. O possibile che non ci hanno messo per venire a prenderci, c'era un altro, allora il comandante ha detto ma aspettiamo fino a domani, se non vengono, no, gli ha detto, c'era un tedesco che è andato con gli americani, so che è andato perché ha visto che ormai non c'era più niente da fare con i tre. E allora no, è andato e gli ha detto, tu no, perché conosci la strada? E lui ha detto, sì, conosco la strada. E io ho fatto, io e uno di Ro, perché Ro è vicino a Milano. Allora ha detto, date che vai, no, sulla camionetta c'è sta uno di qua e uno di là. E vi ha portato. No, ha detto, tu sei... ti intendi un po', sì, ha detto, ho fatto un po' di infermiere, allora vai, al mattino mi ha caricato tutti e due e ci ha portato fino a Milano e quel poveretto là, perché siamo andati alla stazione centrale che c'era il posteggio per quelli che entravano dai campi lì, o anche, come si chiama, gente che militare, che... anche reduci tutti, e là ci danno qualcosa da mangiare, anche la notte di dormire. E io non potevo camminare perché avevo le ginocchia che mi ha fasciato perché avevo tutto rotto che non camminavo più, no?
ho visto qua camminare con le ginocchia, ormai non avevo più le forze, e allora lui mi portò in spalla, poveretto, e mi portava giù perché era basso, no, sotto la stazione, c'era un posto che davano da mangiare, da bere. E dopo è stato là vicino a me, ha dormito, al mattino, mi ha detto, andiamo, mi ha caricato di nuovo, mi ha portato a Gallarate con la camionetta, l'ho soldata alla stazione, c'era mio padre e mio zio, che mi ha portato a casa. E pensi che in quei ultimi giorni mi hanno chiesto ancora di andare a lavorare in una fattoria là vicino. Quindi ormai si è avanzato soltanto quei pochi che c'erano dentro e quella guardia che era sempre là con lo scatto, col fucile, là, col mitra. E allora io sono andato là, no, ho detto vado anch'io insieme, perché ho detto là, in una fattoria, se ti danno un po' di tira una patata calda, anche qualche uova, basta nascondere i usci sottoterra, che non vedessero, se no uccidono sì il padrone come tutta la gente. E allora no, ho detto, infatti loro rischiavano anche loro, ma per darti un po' di vita facendo così, no? Erano tedeschi, no, e dopo ti danno qualche pezzo di pane. E infatti Enrico, infatti ci racconti la storia del pezzo di pane? Sì, adesso è stato adesso. Grazie. E allora io cioè avevo ancora, potevo andare, ma sto girando un po' i piedi. Allora questo qua mi ha detto di camminare, ho detto io che sono malato, no? E allora mi ha lasciato andare e ho detto, quando ho fatto neanche 10 metri di strada, c'era la strada che andava alla fattoria, la strada comune, e passava con la gente comune tedesca, no? Allora, e da una parte è venuto fuori da un sentiero una donna anziana, avrà avuto 85 anni, no, vestita di nero, col polare in testa, una paesana proprio tedesca, no? E allora si è messa sul, c'era un piccolo, diciamo, camminamento a fianco e camminava là. E io l'avevo qua come da qua e là, no? E guardavo sta donna, ogni tanto mi sorrideva, e mi sembrava di vedere mia mamma. Le ho detto, ma chissà cosa vuole sta figlia, questa donna. E dopo è stato un momento che mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha detto, francese? No, non so francese. Ma italiano? Italiano, ho detto. Ha detto, brotto, che aveva il pane. Ho detto, mamma mia, se lei mi fa, se mi dà il pane, la guardia che c'è dietro non voleva darci la roba. E allora, se spara, sono qua vicino e faccio che mi prenda anche meno, adesso che sono gli ultimi giorni. E infatti no, io ho detto nai, e lei ha detto, è gute l'essere, come dire, non lo vuoi che è buono da mangiare, ha detto no. E io le ho fatto segno che c'era la guardia, e lei ha scordato le spalle come vuole che dice non mi interessa. E allora io ho detto, vabbè, e infatti che stavo, che io l'ho preso questo pane di nascosto, l'ho messo sotto al berrettino, poi l'ho messo in testa, ma si capisce che quello là ha visto qualche movimento, no, io ho sentito la raffica di mitra e ho sentito i proiettili vicino ai piedi che sono proprio, ho detto mamma mia, no, e no, guardo così non vedo più la donna, l'ho vista che era giù, no, c'era un po' di sivello in strada, l'ha uccisa. Una sua connazionale di 80 passali, cosa aveva fatto poverino? Pare aiutare una persona che ormai no. Io dico la verità, se stavo ancora 6 giorni non tornavo più neanche in Italia. E infatti io dico la verità, sono andato alla fattoria, non ho mangiato niente, non mi sentivo
mi sentivo che se mangiavo un pezzo di pane mi serviva di mangiare un pezzo di cuore, e allora ho detto no, questo pane lo tengo, e l'ho tenuto fino a quando l'ho portato a casa. Mi ricordo che c'era mio zio e mio padre, e quando sono andato dentro il cortile, perché eravamo 5 famiglie dentro là, che sono andato dentro, era là sulla porta, e io quando l'ho vista, lei non mi ha conosciuto me, e io quasi quasi non conoscevo più lei, che era diventata magra, piuttosto sono un po' decadente, cioè, era già un po' anziana, ma infatti io ho detto, mamma, guardi che sono tornato, sai, il Dio mi ha dato la forza di resistere, e ho detto, fammi vedere ancora mio padre e mia madre, e questo me l'ha consentito. No, e lei dice, ma cosa dice, ma tu non sei mica mio figlio. Mamma mia, quando ho sentito così, dico la verità, guardi, mi è venuto un colpo al cuore. Ho detto, io, con la verità, non sono stato capace di trattenere le lacrime, perché ho detto, mia mamma non mi conosce, ma come sono messo? Cioè, questo è fatto, cioè avevo la barba, no, non ho fatto la barba di niente, posso andare a casa, i capelli lunghi fino a qua, no, certamente non mi conosceva, lei poverina mi vedeva come qua sono partito, bene. E allora mio padre l'ha preso per un braccio e gli ha detto, vieni, ti porto da un padre, questo è tuo figlio, ha detto, non guardare che cos'è, com'è, perché ha sofferto, ha vissuto delle giorni di, che non sapeva neanche se poteva resistere. Ecco che cos'è. E io le ho detto, mamma, guarda, per sicurarti ti dico una cosa, che sono io. Ti ricordi che quando che sono venuto qua a casa 48 ore che dovevo partire per la Russia e tu mi hai dato un paio di guanti che hai fatto te e che mi hai detto, prendi figliolo mio, perché questi ti faranno molto comodo, perché la fa molto freddo. Ti ricordi questo? Allora gli è venuto, no, in sé. Allora beh, ha cominciato a piangere, ha detto, ma guarda come ti ho conciato. Io certamente non ti conoscevo più, no? Allora ci siamo abbracciati e tutto. E dopo gli ho detto, mamma, ti devo dire una cosa. Una povera donna ha lasciato la vita, una donna di una certa età, perché mi ha dato questo pezzo di pane e io l'ho tenuto, non l'ho mai mangiato, per dirti no, che i tedeschi se volevano ti davano qualcosa, ma era la gente che ti uccideva per questo, per darti un po' di vita, diciamo, e lei ha detto, dammelo, devo andare in chiesa e lo faccio come dono a Dio. Queste sono le ultime parole che io ho sentito da mia mamma. Vedi? E allora è stata tutta un'altra cosa. Dopo la gente là, Madonna veniva là, chi portava la gallina, chi il coniglio, chi cosa, non mangio tutta sta roba. Se legge a pagina 104, che è il messaggio che Enrico lascia proprio, oltre alla sua testimonianza, lascia a tutte le persone e a tutta la gente. Grazie Elena. Grazie a te. Le ferite nel corpo e nell'anima. Da ragazzo suonavo la fisarmonica. Avevo imparato così, spontaneamente, senza saper leggere la musica. Ora l'ho passata a Rodolfo, il mio figlio più giovane, insieme alla divisa americana con cui i liberatori mi avevano vestito per riportarmi a casa. Da anni ormai le mie mani sono deformate. Il medio della destra non lo muovo più per le bastonate. Il congelamento e le percosse hanno ancora oggi i loro strascichi. Fatico a mettere le scarpe e ho continui dolori alle gambe e alla schiena. Quelle sofferenze non mi hanno mai abbandonato, come pure la paura che mi possa succedere di nuovo qualcosa. Sono stato perseguitato per anni dagli incubi.
finché si sono fatti sempre più rari. Sognavo che mi picchiavano o che un morto, mentre stavo per scaricarlo dentro il forno, si risvegliava e mi implorava di salvarlo. Mia moglie mi svegliava chiedendomi perché gridassi cose senza senso, come lasciami stare, o non vedi che le ossa si muovono ancora, o basta. Mi tormentava anche il ricordo di certi suoni, come il terribile rumore dei nervi umani che scricchiolavano tra le fiamme. Da ragazzo ero spensierato, ma dopo essere sceso nell'inferno, la sofferenza finisce che te la porti dentro. 7 mesi a Dachau sono stati per me come 30 anni di vita. Però se mi mettessero davanti qualcuna di quelle SS, qualcuno dei miei aguzzini, non proverei desiderio di vendetta. So che non agivano con la loro testa e ho imbottiti delle idee di quel pazzo di Hitler. Ho 90 anni ormai. Adesso c'è. Non ho più voglia di serbare rancore. Ogni tanto accendo la mia tastiera, faccio partire una base di batteria e comincio a suonare. La musica si sovrappone alle immagini di morte e dolore che rivivo nella memoria, rubando la scena all'orrore. È difficile convivere con questi ricordi, ma devo farlo perché voglio resistere. Eppure sento che se mai dovessi affrontare una nuova Dachau, preferirei morire. Sì, meglio la morte. Spero che una cosa simile non accada mai più. Lo spero per tutta l'umanità. Che ti vuole leggere un messaggio a nome di tutti i ragazzi giovani di Fagnano e tutti i giovani. Vieni pure qui, Giacomo, grazie. Desidero rivolgere a nome di tutti i giovani fagnanesi un saluto cordiale e affettuoso a Enrico, unito a un ringraziamento davvero speciale per la sua presenza qui in questa sera, per le sue parole limpide e ferme, per la sua preziosa testimonianza scolpita nella sua personale esistenza, alla quale ci accostiamo con commozione, turbamento e dolorosa partecipazione. Ricordare e far ricordare è una causa comune che interpella la responsabilità civica e umana di ciascuno di noi. La memoria, che grazie alle tue parole, Enrico, celebriamo questa sera, è un sentimento civile, una passione autentica per tutto ciò che concerne la consapevolezza dell'importanza della democrazia e l'affermazione coraggiosa e intransigente del rispetto della dignità umana. Valori e principi che desideriamo porre a fondamento del nostro vivere civile, ai quali l'accorato racconto del nostro concittadino impone di assicurare continuità, perché il ricordo e l'esempio non vengano cancellati dalla fuga del tempo o, peggio, dall'indifferenza delle coscienze. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità, forse, non meritiamo di esistere, scriveva José Saramago, premio Nobel per la letteratura. Caro Enrico, questa sera hai costruito un ponte tra le generazioni. Noi tutti, tuoi concittadini, specialmente noi giovani,
raccogliamo la tua luminosa eredità e ne diventiamo, garantendole il nostro indefesso impegno, non solo ardenti testimoni, ma anche monumenti viventi, affinché essa risplenda e guidi i passi della nostra comunità per sempre. Grazie. Viva la liberazione, viva Fagnano, viva Enrico. Naturalmente anche a tutti i tuoi amici giovani per queste parole che hanno un significato, una profondità, soprattutto quando hai detto per non dimenticare. Sapere che sarà portato avanti questa memoria da voi, credimi, è una cosa straordinaria. Grazie, grazie di cuore. Va bene, il sindaco, sì.